Il papà per me è un problema, perché non ce l'ho. Ho un biciopapà che sarebbe mio nonno, ma non devo chiamarlo così perché gli piace fare il giovanotto con le femmine. Gigi più sta e più diventa sospettoso. E te che sta a fare qua? Yes, ha messo pure il vestito della festa! Ma tu non mi ami più! Ma come facciamo? C'ho tuo figlio, c'ho una trattoria di Gigi, casa è di Gigi. Oggi faccio oggetto. Vabbè, accetto pure un socio, forza. Siamo ricchi, ho vinto 3 milioni. Ti porto via da sta malizia. Oltre che bandito, questo è un burino pecorato. Sei licenziato, ti faccio terra bruciata. Compagni, il principe se ne va! E vai, finalmente ci godiamo sti milioni. Tieni, questo ne può servire. E tu moglie, tieni, questo, bene. Non avevo vinto niente, Sergio. È uno scherzo. Non abbiamo vinto un cazzo. E allora non gli diciamo niente. Champagne, per favore. Chissà come fanno a fargli credere di essere ricchi. 107 euro. Che vi siete mangiati? Quale sarebbe sto problema? Fisco. Fisco. E come delle rapine. Per 2 mesi non si tocca il bottino. Hey, honey. Ma che dubitate di Sergio? Siete matti? Voglio la prova. Ah, vuoi la prova? Una vera casa da VIP. Splendida, eh? Paura del fisco. L'idea di spacciarsi per manutentori è geniale. Ma lei è pazzo. Ma che c'è scamano? Ma che c'è scamano? Di qualcosa, non so, dai redditiera. Qualcuno vuole fare un'orgia? Ma cosa fai? Ma dove vai? Ma basta. L'educazione, basta. Che c'è? No, divertiti, ma soprattutto vinci. Sì, mi raccomando, Gibè, mi raccomando. I'm sorry.